L'imperativo è il modo del comando e comprende due tempi, il presente e il futuro. Occupiamoci dell'imperativo presente. Ha solo la seconda persona singolare e plurale ed esprime un ordine che va immediatamente eseguito. L'imperativo presente attivo si forma dal tema del presente. Prendiamo il classico verbo laudo, laudare della prima coniugazione, dal paradigma prendiamo l'infinito, dall'infinito stacchiamo la desinenza re e otteniamo il tema del presente, lauda. Come fa l'imperativo presente attivo? Alla seconda persona singolare fa lauda, loda, e coincide esattamente con il tema del presente. Alla seconda persona plurale, al tema del presente, lauda, aggiungiamo la desinenza personale te, laudate, lodate, lauda, loda, laudate, lodate. Per quel che riguarda la forma passiva, al tema del presente aggiungiamo la desinenza re per la seconda persona singolare passiva, laudare, sì, il lodato, e mini per la seconda persona plurale passiva, laudamini, siate lodati. Applichiamo lo stesso procedimento ai verbi delle altre coniugazioni. Per la seconda prendiamo video, videre, vide, vedi, videte, vedete, videre, sii visto, videmini, siate visti. Terza coniugazione, invece di lego prendiamo mitto, mittere, inviare, mitte, manda, mittite, mandate, mittere, sii mandato, mittimini, siate mandati. Per la quarta, audio, audire, audi, ascolta, audite, ascoltate, audire, sii ascoltato, audimini, siate ascoltati. L'imperativo presente del verbo essere è irregolare. Per la seconda persona singolare avremo es, sii, per la seconda persona plurale, este, siate.